C'è posta per te! Lucia e Orlando sono tornati insieme? La verità! A C'è posta per te ci sono storie che normalmente colpiscono il pubblico più di altre. Quella di Orlando e Lucia, soprattutto, ha appassionato molto i telespettatori, anche per via della differenza d'età dei protagonisti. Alla fine della storia, purtroppo, Maria De Filippi non è riuscita a unire i due, ma qualcosa fa pensare che sia accaduto altro lontano dalle telecamere. A C'è posta per te si presenta Lucia, che manda la lettera ad Orlando. Quest'ultimo è stato per anni il suo compagno e il padre di suo figlio. La ragazza ha conosciuto il suo fidanzato quando aveva 14 anni, mentre lui 30, e soltanto un anno dopo, a soli 15 anni, è nato il loro figlio. Quando Orlando ha conosciuto Lucia, ha lasciato la donna con la quale conviveva per intraprendere una relazione con lei. 3 anni dopo però è successo qualcosa di davvero importante. Infatti Lucia si è invaghita di Ciro, amico comune anche di Orlando, e tra loro due c'è stato solo un bacio. Per questa ragione la ragazza si è recata a C'è posta per te per domandare scusa all'ormai ex compagno, dicendogli che avrebbe dovuto capire che una ragazza così giovane può commettere degli errori. Maria De Filippi ha spiegato ad Orlando di essere dello stesso avviso e ha sostenuto che un uomo di 30 anni deve sapere che se si fidanza con una ragazza di 18 anni potrebbe anche andare incontro a problemi del genere. Orlando però porta due testimoni in studio, il suo conoscente Luca e Rosalba, ex migliore amica di Lucia. Orlando dice di avere dei testimoni e di conseguenza delle certezze che tra Ciro e Lucia ci sia stato ben più di un semplice bacio adolescenziale. Dopo che durante la puntata Orlando ha dichiarato di non provare più nessun sentimento per la mamma di suo figlio, Lucia è andata su tutte le furie. La ragazza ha iniziato a dire che probabilmente lui ha sempre avuto una storia d'amore con Rosalba, altrimenti lei, ex migliore amica, non si sarebbe mai schierata dalla sua parte. Orlando ha risposto smentendo le dichiarazioni di Lucia e ha poi chiuso la busta, confermando di non provare più amore. Lucia è apparsa scontenta, ma assolutamente non demotivata. Infatti ha detto che non si sarebbe fermata e avrebbe continuato a cercare Orlando. Quest'ultimo ha poi spiegato che non c'è mai stato niente con Rosalba e che tra loro è nata solo un'amicizia, perché lui l'ha aiutata a riprendersi dopo la fine di una relazione. A ogni modo l'esistenza di Lucia sembra aver dato i suoi frutti. Infatti Lucia ha pubblicato sui social il 31 gennaio una fotografia con Orlando che non lascia spazio a dubbi. Dato che la puntata di C'è posta per te è stata registrata ben prima del 31 gennaio 2020, appare dunque certo che la coppia del programma di Maria De Filippi sia tornata insieme. Voi che ne pensate di questa controversa storia d'amore? Siete dalla parte di Lucia, a cui essendo giovanissima si può perdonare un piccolo errore, o di Orlando, che invece non avrebbe dovuto fare alcun passo indietro di fronte a un tradimento? Qual è la vostra opinione? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!